di robot come questi ne esistono 5 al mondo e qui ne vedete 2 e non sono mai stati sperimentati prima se non in Italia nelle catastrofi italiane. Il progetto è partito nel 2014, si chiama TRAD e l'obiettivo è sviluppare una collaborazione a lungo termine tra robot ed esseri umani negli interventi che seguono alle catastrofi naturali. Noi utilizziamo robot terrestri e droni che lavorano insieme a un gruppo di ricercatori. I droni vengono usati per una prima ricognizione dall'alto della situazione dei luoghi del disastro, per poi individuare dei possibili punti di intervento per i robot terrestri. UGV is the ground robot, and then the ground robot enters. The overall goal Lo scopo della missione che abbiamo è quello di raccogliere le informazioni e avere coscienza della situazione. Qui, in particolare, quello che stiamo cercando di fare è creare modelli degli edifici, in modo che poi possono essere prese decisioni su come intervenire e ricostruire. L'opera dei vigili del fuoco umani è sostituibile. Questi robot però possono essere inviati a raccogliere autonomamente informazioni che possono quindi facilitare le decisioni dei posti di comando dei vigili del fuoco. Pensa che questo tipo di strumenti possa salvare più vite? Certo, perché possono aiutare i soccorritori ad avere migliori informazioni e possono salvare prima le vite umane. Forse oggi non siamo capaci ancora di farlo, ma è quello a cui tendiamo. Inoltre, l'intenzione è anche quella di diminuire il rischio dei vigili del fuoco che intervengono sul posto. Il nostro obiettivo è supportare i ricercatori in modo che possiamo diminuire la quantità di pericoli che devono affrontare. Non vogliamo sostituirli, ma vogliamo che la tecnologia li aiuti e collabori con loro.